Secondo lei, noi ragazzi, come facciamo di più ad avvicinarci alla fede? Allora, secondo me voi ragazzi potete avvicinarvi alla fede solamente se accadono, cioè uno si può avvicinare alla fede cristiana per un interesse, perché magari può scoprire qualcosa nel Vangelo per la traia, con i valori, però finché non accade un incontro personale con il Signore Gesù è difficile riuscire a restare fedeli a questo rapporto, a questo incontro. È qualcosa che non dipende da noi. Noi siamo chiamati, come dire, a tenere aperta la domanda sul senso della nostra vita, sul termine ultimo, le grandi domande essenziali, che forse nel tempo di oggi sono venute un pochino meno. Mi sembra che i ragazzi, l'incontro, censurino un po' le domande proprio sul senso del nostro esistere, della nostra vita. Quindi penso che la cosa più importante oggi è che noi, più grandi adulti, siamo chiamati a testimoniare la nostra fede, cioè vivere quello che professiamo, testimoniare l'incontro che è avvenuto. Questo penso che sia la cosa più importante, perché la fede non è mai cresciuta per grandi discorsi, ma sempre per attrazione. Se questo accade, allora anche per i giovani e per tutti diventa interessante. Se la vita parla di Cristo, è interessante. Se la vita di un cristiano non è attraente, anche Cristo, attraverso la sua testimonianza, non è importante. Perlomeno non mi interessa, non mi fa nascere il desiderio di voler seguirlo. Cristo si è fatto carne e continua a farsi carne visibile attraverso i testimoni che sono i cristiani battezzati. Ok, la seconda domanda è un po' più personale. Perché lei ha deciso di farsi questo? Ma la decisione nasce dopo un lungo percorso. Prima di tutto, come dicevo poco fa, per me è stato decisivo vedere dei testimoni credibili. Il primo credibile è stato il mio parroco, Sant'Ambrogio di Zuagli. Lui, attraverso la sua semplicità, la sua umanità, il suo modo di pregare, di parlarsi di Gesù, di poterlo vedere nella concretezza dei suoi gesti, lì ha fatto nascere in me il desiderio di voler vivere così. E quindi piano piano, attraverso il suo aiuto, il suo esempio, attraverso la testimonianza di tante persone, attraverso il contatto col mondo della sofferenza, in modo particolare i malati e i non terminali, è lì che io ho sperimentato, come dire, la vicinanza di Dio. Non come colui che toglie il problema, che magicamente fa guarire, ma come colui che ti dona la forza di affrontare il problema, le fatiche, ma una forza concreta, che ti dà quella pace nel cuore che nessuna altra cosa nel mondo può dare. La certezza di una presenza. Questo è quello che mi ha portato in sintesi a dire sì a Gesù e a scegliere il sacerdozio. Quindi nella chiesa, nei gruppi comunque dove di comunità, dove portate le persone alla fede, cosa fate? Ma ora, nel tempo della pandemia, le cose sono un po' rallentate. Principalmente c'è il catechismo, che sono tanti bambini, dalla prima elementare alla terza media, e quindi c'è un percorso di catechesi tradizionale attraverso le varie classi. Poi c'è l'organizzazione importante dell'oratorio dei bambini, che si svolge il martedì e il sabato. Poi ci sono momenti di catechesi per gli adulti, quindi centri d'ascolto, che prima della pandemia si svolgevano nelle case, cioè andavamo in quelle case magari con sale abbastanza grandi e ci ritrovavamo lì a riflettere, a meditare sul Vangelo, questo principalmente con le famiglie e con gli adulti. E poi altri momenti così di ascolto, di ritiro, avvento e quaresima, e poi il momento principale che è la messa di casa, la comunità. Si incontra, si raduna per ascoltare la parola di Dio e poter nutrirsi dell'Eucaristia. Secondo lei c'è un calo di fedeli ultimamente? Allora, dico di sì, anche se dopo la prima ondata di pandemia c'è stato un riavvicinamento dove le presenze erano numerose, appunto che sia la messa del sabato che la messa della domenica abbiamo dovuto celebrare all'esterno perché con le distanze in chiesa non ci stava. In questi ultimi mesi invece c'è stato un calo sicuramente di presenza alla celebrazione della messa. Questo fa riflettere sul fatto che questo uomo fino quando è in pericolo, cioè solo per convenienza, secondo lei? Ma questo non lo so, non penso, anche perché se noi prendiamo il Vangelo, Gesù lo cercano solo perché hanno bisogno.
cercano perché sono malati, perché hanno fame, perché hanno bisogno di vedere qualcosa, di guarigioni, quindi non c'è tanto una sequela per ascoltare il Signore, appunto che il Vangelo di Giovanni, quando Gesù comincia a fare un discorso un pochino più impegnativo, tanti gli dicono questo è un linguaggio duro, noi ce ne andiamo, e tanti lo abbandonano. Quindi quello accade anche oggi, è normale a volte cercare Gesù quando si ha bisogno, anche perché quando stai bene ti senti forte, onnipotente, e non vai a cercare nessuno. Secondo lei la Chiesa può essere associata alla comunità LGBT? Oppure secondo me questa tolleranza del Papa verso gli omosessuali è giusta o sarebbe da rivedere? Io penso che sia importante, come dire, guardare la persona, e la persona va amata, rispettata. Poi ci sono dei valori, secondo me, non negoziabili, che il Vangelo ci ricorda costantemente, Gesù Cristo ci ricorda, e quindi penso che sia importante restare fedeli a questo. Quando Gesù gli pongono delle domande sul divorzio, lui risponde in principio non è così, quindi ci rimanda alla creazione. E anche su questa nuova legge io penso che le persone vadano accolte, vadano accompagnate, sperimentare la misericordia di Dio, non giudizio, non condanna, però su alcune cose non si può scendere, perché non saremo fedeli all'opera di Dio. La ringrazio per il suo tempo. Grazie.